Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone con trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. Sì, vabbè, in qualche modo faremo Francesco. Tanto grazie a tutti per la trasmissione, grazie a tutti per la pazienza. Franco, è naturalmente tu che abbiamo vinto perché ci hai toccata le palle. Sì, in effetti ho subito un'aggressione con avance sessuali da parte di persone. Vabbè, sopporteremo anche questo. D'altronde avevo bisogno di un po' di fortuna per fare quel gol. Va bene, questa trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Francesco oggi non c'è perché Francesco va avanti con le sue dichiarazioni di redditi che è un po' messo male. E comunque ci sono alcune novità. Quali sono le novità? Semplicemente che le bollette vanno pagate e che io ho cominciato a lavorare e a fare i turni. Oggi, come giorno di lavoro, sono a riposo, per cui chiaramente sono in radio, però ci saranno dei giovedì in cui non sarò in radio. Naturalmente al posto mio ci sarà Francesco che farà lui le trasmissioni e seguirà lui. È già sicuro che mancherò i primi due giovedì di luglio. Naturalmente ci sarà Francesco in radio che farà le trasmissioni. Il problema però che si pone non è tanto per la radio, il problema è per i dibattiti. I dibattiti che li abbiamo sempre tenuti regolarmente il terzo venerdì del mese, dobbiamo per forza, visto che è necessario che li finiamo entro agosto, abbiamo gli ultimi due dibattiti che parlano dell'intento e parlano del sognare e sono i due dibattiti conclusivi nei mondi di percezione alterata e chiaramente è giusto che li finiamo questi, se no lasciamo in sospeso un discorso anziché finirlo. Ho pensato di spostare la data dei dibattiti. Spostando la data dei dibattiti verrebbe fuori che il prossimo dibattito, anziché essere venerdì 21 luglio, sarebbe organizzato, vediamo un attimo che metto a posto un attimino le cose, sarebbe organizzato per giovedì 27 giugno, per cui farò in modo di mettere su un CD per trasmissione serale e venire su a fare i dibattiti. Qual è il problema? Il problema è che le persone il venerdì vanno a lavorare, cioè ci sono dei problemi di tempi di lavoro e il viaggio anche per venire su dura quasi un'ora. Per cui dovremo per forza saltare la pizza, oppure la pizza la faranno quelle persone che vogliono farla, subito dopo il dibattito sciogliamo tutti e tutto, e chi vuole ci va a mangiare la pizza, e io comunque devo per forza tornare a casa. Per cui salterà eventualmente l'incontro della pizza, però chiaramente i dibattiti devono finire, o se no rimanere in sospesi. Chiaramente non va bene mantenere in sospeso questo, perché deve essere concluso questo ciclo, e allora faremo il dibattito il giovedì 27 giugno. Naturalmente dovendo andare a lavorare si fa il dibattito e poi si torna indietro, insomma si va via. Allora il dibattito, vi ricordo, giovedì 27 giugno, e l'incontro è sull'intento e ci troviamo sempre dalle 8:15 alle 8:30, praticamente al solito posto, via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66, e parleremo dell'intento. E nel parlare dell'intento parleremo anche di una lettura diversa del mondo che abbiamo, cioè il mondo come tempo, oltre a parlare dell'intento come intenzione, delle nostre intenzioni nella nostra vita, cioè l'intento in più sfaccettature possibili e immaginabili, però quello che a me interessa sottolineare è che voi cominciate ad avere il concetto che il mondo come materia, il mondo come forma, è solo una parte dei modi, diciamo così, per leggere e vivere il mondo. In realtà esistono altri modi per vivere il mondo, altri modi con cui percepire il mondo e agire nel mondo, per cui quando si percepisce il mondo in altri modi si creano anche delle azioni in conseguenza degli altri modi.
perché sono diversi e c'è una scala di trasformazione, una scala di percezioni, una scala di intuizioni che vanno a prendere dalla realtà che possiamo capire spostando l'attenzione sul mondo come tempo, cioè dove la materialità della rappresentazione del mondo è data dall'azione. L'azione, che nel nostro mondo della forma sarebbe solo una trasformazione di un oggetto che noi consideriamo, nel mondo come tempo l'azione è oggetto in sé. Per cui naturalmente esiste tutto un altro modo di porsi, però è importante che le persone abbiano questa idea, anche se non riescono a comprendere qual è la sostanzialità di questa idea. Cioè, dopo, una volta che io dico le cose, anche se queste cose non vengono totalmente comprese per quello che io sto dicendo, l'importante è che si formino nelle persone delle idee e dei modi di vedere, perché quando le persone praticano il loro vivere per sfida e praticano delle necessità, poi queste cose emergono dentro di loro, emergono e le sanno riconoscere. E detto, Claudio quella volta mi ha raccontato questo, cioè mi ha raccontato che esiste un modo di percepire il mondo come tempo. Ecco perché vivendo la situazione di adesso, ho intuito una trasformazione. Sono andato a pescare in quel tipo del mondo che mi entra dentro come intuizione. È importantissimo che noi a ogni cosa ne affianchiamo delle altre. E dopo, quando io ho finito di dire tutte le cose dopo emergono all'interno delle persone. Perché solo per il fatto di avere il concetto che il mondo è formato da dei, che ogni oggetto del mondo è un divino che si muove, per il solo fatto di conoscere che esistono cose diverse, che esiste un'intuizione, che esiste la possibilità di trasformarci, già solo questo porta l'individuo a trasformarsi rispetto al mondo, cioè porta l'individuo a intuire il mondo come ente vivente, come ente propositivo del mondo, porta l'individuo, cioè, a vivere il mondo in maniera diversa. Portando l'individuo a vivere il mondo diverso, lo sradica da quello che è la sottomissione, da quello che è la forma, da quello che è la fissità. Per questo è importante che, anche se certi concetti non vengono interiorizzati subito o capire cosa sono, affiancare al nostro modo di pensare delle cose possibili. Al bambino, quando lui non sa camminare, gli si racconta che si può camminare. Lui non sa camminare, però gli si affianca l'idea che un giorno camminerà, cioè che sforzandosi un giorno può camminare. Magari lo si aiuta tenendolo su con le mani, magari lo si sollecita in qualche modo, vieni a prenderti l'oggetto. Cioè, al bambino gli si affianca l'idea che egli potrà camminare. Naturalmente, non sapendo camminare, non ha nessuna idea sulla sostanza dell'azione del camminare. Però, a mano che si rafforzano i suoi muscoli, che si rafforzano le sue gambe, questa idea prende una forma interiorizzata. Cioè, dà la spiegazione a quello che significa camminare, cioè pur vedendola negli altri fare, facendola lui e praticandola lui costruisce l'idea del camminare proprio attraverso l'azione. E questo è praticamente quello che stiamo facendo anche noi col crogiolo dello stregone, cioè cerchiamo di fare in modo che le persone con quello che fanno riescano a riconoscere dentro se stesse ciò che emerge e ciò che cresce. È chiaro che parlare dell'arte dell'agguato nella vita di tutti i giorni, cioè all'interno del sistema sociale, o un'azione anti-mobbing, o per prevenire dal mobbing, o per tante altre cose, ha un suo riferimento quasi immediato con quella che è l'esperienza delle persone. Quando si parla di situazioni in percezione alterata, non c'è la stessa cosa, cioè c'è un arrivare delle persone. Naturalmente le persone non è che non abbiano degli effetti di percezione alterata, non abbiano delle intuizioni, non abbiano anche dei sogni che sono sogni di potere, cioè sogni vivi, sogni di trasformazione. Tutto questo esiste nelle persone, per cui con le spiegazioni che diamo, con quello che facciamo, le persone riconoscono la qualità di quello che gli succede e gli danno un'altra collocazione. Però sta di fatto che il nostro sforzo è legato a quelle condizioni.
Pertanto, allora, il dibattito lo spostiamo giovedì 27 giugno, e 27 giugno dalle ore 20:15, siate più puntuali, alle 20:30 ci troviamo sul luogo del dibattito, 20:40 al massimo, e andiamo alla sala del dibattito, cominciamo il dibattito il più presto possibile in modo che le persone subito dopo il dibattito possano rifare il viaggio, perché non sono in grado di sostenere un dibattito di venerdì. Ho appena cominciato a lavorare come turnista e purtroppo quelle sono le condizioni. Mi hanno dato ieri il programma dei turni, ossia il notturno, ossia turni del pomeriggio che vanno dalle 2 alle 10, e chiaramente questo purtroppo mi blocca, insomma, con movimento. D'altronde questo è il miglior orario, cioè il migliore tipo di lavoro, almeno come si presenta, che ho trovato, che mi permette sia di essere in radio, di continuare le trasmissioni, sia di avere tempo libero per continuare a lavorare su internet e con i vari contatti, e che mi permette anche di continuare a studiare, continuare a mantenere rapporti. È stato il miglior equilibrio che io sia riuscito a trovare fra esigenze di avere uno stipendio, cioè esigenze di avere soldi, con delle esigenze di continuare sia con la radio sia con lo sviluppo di quello che è il paganesimo politeista. D'altronde sapete benissimo che non abbiamo mai fatto pagare niente a nessuno, se non la materialità, insomma, dei CD, oppure la materialità del singolo libro che veniva preso. E chiaramente, avendo fatto questa scelta, queste scelte, insomma, per quanto possiamo le manteniamo. Pertanto dico a tutti quelli che hanno partecipato ai dibattiti finora e anche alle persone nuove che volessero venire, fate in modo, insomma, di venirci incontro, insomma, anche su queste cose. Va bene, vi ricordo comunque che col prossimo dibattito, l'arte del sognare, che terremo in luglio e che stabiliremo la data appena è possibile, e concludiamo il ciclo del crogiolo dello stregone, e col rito di agosto, che ancora non so quei turni come sarò messi per farlo, col rito di agosto chiudiamo quello che è stato un ciclo di un anno e 8 mesi, un anno e 9 mesi, in cui abbiamo sviluppato il crogiolo dello stregone. Dopodiché, per il paganesimo politeista e la stregoneria, si apre una nuova fase, e quella nuova fase neanche noi sappiamo esattamente cosa verrà incontro, cioè cosa saremo anche chiamati a fare e cosa noi faremo, perché il potere ci sovrasta, cioè l'intento ci chiama delle cose di cui noi possiamo intuire ma non sapere, perché non sappiamo qual è la modificazione che abbiamo subito. Pertanto, aprendosi una nuova fase, staremo a vedere cosa succede. In ogni caso, uno sviluppo continuo e sistematico, anche perché in internet le cose vanno piuttosto bene. Nei primi 10 giorni del mese di giugno ci sono state 1000 pagine aperte solo per i siti di cui io ho la chiave di lettura. 1000 pagine aperte significa praticamente circa 3000 pagine aperte ogni mese. È una cosa che era impensabile fino a qualche mese fa, era assolutamente impensabile fino a un anno fa, e comunque queste cose stanno progredendo in maniera algebrica, perché delle università ci hanno messo dei link di riferimento sui loro siti, e altri personaggi hanno messo dei link di riferimento, perché tutto sommato i nostri siti sono pieni di materiale, cioè danno tonnellate e tonnellate di indicazioni rispetto ad altri siti che mettono molte immagini, però che alla fin fine, insomma, sono abbastanza vuoti, lasciano un po' a desiderare. Pertanto effettivamente quello che stiamo facendo si sta sviluppando in maniera algebrica. Andiamo avanti ancora. Questa è la prima cosa che vi dovevo dire, e andiamo avanti allora con la trasmissione. La trasmissione di oggi verte in due fasi. Scusate se avete qualche secondo di stacco di voce, di parola, ma ho dovuto arrangiarmi anche per sistemare le cose oggi. Dai. Eccoci qua. Allora, facciamo due cosette oggi. La prima parte parliamo degli inni orfici,
ed è Profumo di Posidone, e che è abbastanza breve, e secondo in orfico è Profumo a in orfico a Plutone, non c'è un Profumo di Plutone, perché Plutone è una divinità molto, molto quadra, ed è il tardo Plutone, non è l'antico Plutos, la ricchezza che viene col lavoro o con l'abnegazione. Plutone per gli orfici è l'ultima divinità che arriva e diventa un elemento sincretico con Ade, cioè praticamente Ade e Plutone si fondono in un unico nome, in un unico personaggio, e gli orfici usano il termine Plutone per indicare Ade. Plutone anticamente era l'uomo ricco, cioè colui che diventa ricco attraverso le azioni, attraverso il fare, attraverso la crescita. Vi ricordate che Plutos nella Teogonia esiodea è figlio di Demetra e Giasone, e Giasone per avere Pluto da Demetra, cioè Demetra dà il figlio a Giasone, Plutos, la ricchezza, dopo che Giasone ha arato 3 volte il campo, cioè ha lavorato molto per riuscire ad avere la ricchezza. E questo è il senso magico, esoterico di Plutone. Però c'è una trasformazione del significato di Plutone, perché vi ricordo che gli orfici vanno dal secondo al quarto secolo dopo Cristo, e si trasforma nel fratello di Zeus e diventa Ade. Ade che ha sposato Proserpina e che nell'insieme vanno a costruire la crescita nei mondi oscuri. Posidone invece, lo conoscete tutti, è il mare che genera, il mare che costruisce la vita, che partecipa alla vita con tutte le infinite specie che esistono nel mare. Bene, in orfico, Profumo di Posidone, Mirra. Ascolta Posidone, signore della terra, dalla chioma turchina, equestre, che tieni tra le mani il tridente lavorato in bronzo, che abiti le fondamenta del mare, che fai risuscitare dal cupo fragore, scuotitore della terra, ricco di frutti, datore di gioia che lanci la quadriga, che agiti l'acqua salmastra con sibili marini, che hai ricevuto in sorte come terza parte la corrente profonda del mare, che ti diletti dei frutti, insieme agli animali, demone marino, salva le dimore della terra e lo slancio veloce delle navi, portando pace, salute e prosperità irreprensibile. Questo inno è un'invocazione che esprime gli attributi di Posidone e ciò che egli è. L'inno è l'ultimo periodo dell'antica religione, appartiene all'ultimo periodo dell'antica religione della Grecia antica, e si sente nell'attribuire a Posidone il mare quale territorio che gli è toccato in sorte. Tutte le divinità di Posidone sono le attività dell'essere mare, e Posidone viene indicato con quelle azioni, mantenendo perciò l'antico significato di Posidone come mare fecondo. Ricordo che nella Teogonia, prima di Posidone, il mare era nominato Ponto, il mare infecondo. Con il vomitare i suoi figli, Crono mette in moto le trasformazioni che portano alla nascita della vita. Così il mare non è più infecondo, diventa una grande era nel quale germinano esseri che iniziano il loro cammino di trasformazione per diventare dei. Uno dei simboli di Posidone era il cavallo. Col dono del cavallo, Posidone tenta di concorrere con Atena nel dare nome alla città. Gli abitanti ritengono che il dono dell'ulivo sia più utile. La leggenda starebbe a simboleggiare la scelta degli abitanti di Atene di cessare di essere nomadi e diventare stanziali. Quanti mari hanno cavalcato? Posidone è indicato come lo scuotitore della terra. La leggenda racconta come il dividersi il mondo fra i figli di Crono e Rea, a Posidone toccò il mare, a Zeus il cielo, Ade il mondo sotterraneo. La terra e l'Olimpo divenne manifestazione di ognuno. Quello che voglio sottolineare in questo inno è un principio fondamentale del paganesimo politeista. È il mare, il dio che chiamiamo Posidone o Nettuno. O è Posidone, il dio del mare?
L'agire è quanto manifesta il Dio. Chi agisce è il mare, di cui il Dio è la consapevolezza, la volontà che ne dirige l'azione. È il Dio che agita l'acqua salmastra, o è l'acqua salmastra che agitandosi manifesta il suo essere Dio? La volontà è la falce dentata che Gaia forgia per i suoi figli, ma la volontà è manifestazione di un oggetto che nel manifestarla dimostra di essere un Dio. È dunque l'acqua salmastra che si agita e che persiste, che manifesta il suo essere Poseidone, e nel manifestare Poseidone ha cessato di manifestare Ponto, il mare infecondo. Con Poseidone il mare diventa fecondo, attraversato da miliardi di volontà che si trasformano. E allora la frase che ti diletti dei flutti insieme agli animali, demone marino, diventa perché tu mare esprime il tuo essere Dio, Daimon, il Dio dentro ogni cosa, il suo essere ed esprimersi così come Dio, che puoi dilettarti con i flussi e gli animali marini. Pensate che sia una cosa da poco conto? Provate ad andare in riva del mare, in una giornata invernale, ad ascoltare il rumore dei flutti che sbattono sulle coste o sulle sabbie della spiaggia, e poi mi direte se state ascoltando un dio del mare o un mare che tuona alle vostre orecchie con le parole tonanti di un dio. Questa differenza è la differenza che distingue il cristiano che parla dei pagani e i pagani che parlano di loro stessi. Per questo, come pagani politeisti, guardando il mare possiamo dire: salva le dimore della terra e lo slancio veloce delle navi, portando pace, salute e prosperità irreprensibile. Però lo possiamo fare perché intuiamo, manifestiamo il nostro sentimento al mare, che è Poseidone, e non al vuoto muto che immaginiamo in forma umana e che, manifestando la sua follia, fermati vento, perché si ritiene suo padrone. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E passiamo all'altro inno, che è dedicato a Plutone. Per quanto riguarda l'inno a Poseidone, vi ricordo sempre che nel paganesimo politeista è l'oggetto in sé che è importante, non un eventuale padrone dell'oggetto in sé. Cioè, soltanto nel cristianesimo e nelle religioni monoteiste c'è l'idea di un trascendente oltre ad ogni immaginazione, mentre invece nel paganesimo politeista, in stregoneria, esiste un trascendente ma solo rispetto alla ragione. Possiamo uscire dalla ragione e incontrare quello che trascende la ragione. Questa differenziazione di trascendente in realtà va a capovolgere tutti quanti i postulati, cioè gli a priori, i concetti che stanno a monte della filosofia. Cioè, capovolgendo quello che è questo tipo di concetto che sta alla base dello sviluppo della filosofia, capovolge l'intera filosofia. Cioè, come se praticamente quasi tutta la filosofia occidentale, che va dai scolastici fino ad oggi o fino all'inizio del secolo, potesse essere presa tutta insieme e buttata nelle spazzature. Anche per i grandi filosofi, la loro filosofia va buttata nelle spazzature. Perché? Perché la loro filosofia non è altro che il loro sforzo che hanno messo in atto per comprendere le cose, ma all'interno di quegli a priori. Cioè, se io ho una struttura filosofica che parte dal presupposto che esiste un Dio creatore, dico: no, il Dio creatore non esiste, e costruisco una filosofia che nega il Dio creatore, di fatto quella filosofia la posso buttare via insieme a quella che afferma il Dio creatore, perché le due cose si compensano. Cioè, praticamente il fatto di aver messo dei concetti a prioristici a monte della filosofia non ha fatto altro che costringere sia chi parteggiava per quei concetti a monte, sia per chi li negava o li confutava, li ha costretti a discutere sulla stessa e identica cosa e a prendere sì due vie diverse o due modi di vedere la vita diversa, ma sempre partendo dalla stessa cosa. Pertanto, anche se tutta la storia della filosofia, che va dagli scolastici fino, all'inizio del secolo, perché alcune cose sono cambiate dall'inizio del secolo, cioè secolo, fine 1800, diciamo. Cioè, anche se tutta quella filosofia la prendiamo e la buttiamo via,
perché anche le cose buone sono sempre relative all'uscita dall'orrore imposto dal Dio creatore. Riuscire a costruire una nuova struttura filosofica significa reimpostare tutto partendo da condizioni di base, da idee aprioristiche che sono completamente diverse a quella dell'esistenza di un Dio creatore. Purtroppo l'orrore biblico non ha fatto altro che distruggere la capacità degli uomini di pensare e di organizzare la loro vita. E se oggi come oggi possiamo dire che se 500 milioni di bambini che muoiono di fame, questo lo dobbiamo alla Bibbia dei cristiani. Cioè, ricordatevi, cioè, questo lo dobbiamo proprio ai cristiani che hanno praticato la loro Bibbia. E allora cos'è che dobbiamo mettere invece l'idea del paganesimo politeista? È che tutto ciò che esiste in questo momento nel mondo è un insieme di dei. Cioè un insieme di divinità che si manifestano attraverso gli oggetti del mondo. L'albero non esistono dei degli alberi, ma gli alberi sono degli dei. La terra è un dio, il sole è un dio, l'atmosfera è un dio. Io sono un dio, voi che ascoltate siete degli dei. Se noi non partiamo da questo punto di vista, non riusciremo mai a comprendere il paganesimo politeista e non possiamo nemmeno cominciare a mettere in moto quello che è il crogiolo dello stregone. Non possiamo nemmeno comprendere cosa non va nel nostro sistema sociale e perché non va. Per cui tutte e tre quelle che sono le correnti che noi abbiamo assunto come sistema di intervento, sistema religioso, sistema dogmatico, perché sono dogmi di libertà che noi abbiamo assunto per guardare la vita, cioè il sistema religioso, il sistema degli dèi, il sistema della stregoneria, della trasformazione, il crogiolo dello stregone, il nostro trasferimento sia del crogiolo dello stregone sia del nostro modo di vedere gli dèi nel sistema sociale come rapporti fra gli uomini e rapporti fra gli uomini e il mondo, tutti e tre questi modi di vedere la vita, se noi non cambiamo il punto di vista con cui guardiamo il mondo, non li possiamo nemmeno immaginare. Per cui chi sta dall'altra parte, cioè chi è cristiano, non riesce ad avere nemmeno lontanamente l'idea che possa esistere un sistema di vita diverso da questo. E ne parleremo dopo nella seconda fase della trasmissione. Passiamo all'inorfico, a Plutone, che è un po' più lunghetto dell'altro. O tu dall'animo forte, che abiti la dimora sotterranea, il prato del Tartaro dall'ombra profonda e senza luce, Zeus Ctonio, con lo scettro accogli di buon animo questi riti. Plutone, che hai le chiavi di tutta la terra, che arricchisci la stirpe mortale con i frutti dell'anno, tu che ottenesti come la terza parte la terra del tutto sovrana, sede degli immortali, possente sostegno dei mortali, tu che hai stabilito il trono sotto il luogo tenebroso, lontano, instancabile, senza vita indistinto Ade, o cupo Acheronte, che contiene le radici della terra, tu che in grazia della morte domini i mortali, o Eubulo, molto esperto, che una volta la figlia di Demetra, purificatrice, avendo presa in sposa, strappata dal prato attraverso il mare con la quadriga, portasti un antro dell'Attica, nel demo di Eleusi, dove sono le porte dell'Ade. Tu solo sei giudice delle opere invisibili e visibili, invasato, onnipotente, santissimo, splendidamente onorato, che ti rallegri dei nobili sacerdoti e dei puri riti. Ti prego di venire benevolo, compiaciuto agli iniziati. E c'è un particolare intanto che va sottolineato, questo venire benevolo agli iniziati. Agli altri non gliene frega niente, solo gli iniziati possono entrare nei mondi oscuri e padroneggiarli. Le altre persone purtroppo vivono una vita diversa. Sì, questo non significa che le altre persone non possono costruire il loro corpo luminoso, costruire la loro vita per sfida, però per entrare nei mondi della percezione, per entrare nei mondi del sognare, per entrare nei mondi bui che ci circondano, occorre avere l'autodisciplina per farlo, se no è un grande casino. Anche questo inno è inotardo. La stessa figura citata Plutone rappresenta una figura composita di Ade, Plutos e di Ispater dei Romani, dove non è chiaro il ruolo di Plutone nell'esistenza, il mondo sotterraneo o il mondo oscuro, rispetto al mondo della ragione, ma il mondo della ragione è un mondo oscuro e asfissiante per certi mondi che la circondano.
Plutone è la ricchezza, sia come tesori nascosti nella terra, sia come capacità degli esseri della natura di costruire il Dio che cresce dentro di loro e dunque accumulare la capacità, la ricchezza della conoscenza e della consapevolezza. I regni del Tartaro sono almeno molti e si sovrappongono costruendo un insieme concettuale di oscuro a cui riferirsi. La ragione li chiama mondi oscuri, perché lei in quei mondi non è mai entrata, né mai sarà in grado di reggerli. Anzi, da quei mondi la ragione subisce sollecitazioni che la costringono a modificarsi e adattarsi. La ragione teme quelle sollecitazioni perché ogni volta che le subisce è costretta a costruire nuove descrizioni dell'esistente da imporre all'individuo di cui pretende di averne il controllo. C'è un Tartaro dominato da Ade e Proserpina, in cui la ragione non era e dal quale proveniamo, la pancia di nostra madre. In quel Tartaro Proserpina o Persefone si manifesta come crescita, Proserpina sarebbe, o Persefone si manifesta come crescita del soggetto, e il soggetto manifesta il potere di essere di Proserpina, crescendo in quel Tartaro. Solo una volta nato la ragione ha cominciato a costruirsi, pertanto la ragione ignora ciò che c'era nell'individuo prima della sua fondazione, anche se sa perfettamente che senza quella fondazione, in quel Tartaro, lei non sarebbe mai esistita. Poi c'è un altro Tartaro, quello che è rimasto dentro di noi e che la ragione tenta di impedirne l'accesso. L'intuizione, la percezione, la sensazione, la capacità di proiettare noi stessi sul mondo. Un Tartaro oscuro che la ragione teme perché ogni volta che gli elementi di quel Tartaro si esprimono, la ragione deve ricostruire e rimodellare la sua descrizione. Poi c'è il Tartaro dell'immenso che ci circonda e dal quale provengono le sollecitazioni che ci costringono a modificarci. Un immenso nel quale la ragione ha ritagliato la sua descrizione e che a fatica mantiene dovendola continuamente rinnovare. Tutti questi Tartari sono i regni di Ade, sono i regni di Plutone, che esprimono ricchezza per chiunque voglia accedervi. Sono i regni di Proserpina, nei quali la crescita continua quale espansione dell'immensa Demetra. Solo partendo da quest'ottica è possibile comprendere l'inno e le affermazioni come che contiene le radici della terra, dove il significato di radice non è altro che il presente che forgia il futuro. Ogni presente che forgia e alimenta il futuro è una radice. Chi sa gestire le radici pone le basi per costruire il futuro. Solo che il futuro è il presente attuale, che è radice per il futuro che ci viene incontro. Ecco il potere di Plutone, sta nel far vibrare ogni presente dal profondo del Tartaro, affinché ogni coscienza nel presente agisca quale radice che costruisca il futuro, l'uscita dalle tre tenebre per tendere alla luce. Questo potere di Plutone deve necessariamente unirsi al potere di Demetra. Lo sa perfettamente Zeus, che favorisce l'unione di Ade con Proserpina. In ogni presente che noi viviamo c'è una Proserpina Demetra che ci spingono a crescere, e c'è un Ade che ci chiama e che ci sussurra, come c'è un Pluto che ci mostra la ricchezza prodotta dal campo arato tre volte, Esiodo. Così l'essere umano risponde al richiamo di Ade ed ara se stesso, si costruisce scelta dopo scelta, sfida dopo sfida, e raccoglie Pluto che Demetra gli offre per accedere al Tartaro dell'immenso che lo circonda. Leggetelo ora quest'inno e capirete perché Plutone accoglie di buon animo questi riti, quando ogni azione che facciamo in ogni nostro presente è un rito che ci trasforma al fine di giungere al Tartaro dell'immenso. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista da stregone, guardiano dell'Anticristo. E questo è l'inno a Plutone. Noi cresciamo e crescendo e usciamo sempre da un oscuro per andare verso ad una luce. E uscire dall'oscuro per andare verso una luce significa che noi non siamo mai nella luce. Mentre nell'esempio di Socrate e la caverna, Socrate si trovava all'interno della caverna e fuori dalla caverna c'era la luce, c'era la conoscenza che Socrate non aveva, noi invece come pagani politeisti riteniamo di essere sempre nell'oscuro e sempre nella luce, cioè abbiamo questa tensione a modificarci continuamente, dove ad ogni modificazione, ogni volta che alteriamo la percezione, ogni volta che usciamo fuori da quello che noi viviamo,
andiamo in una luce. Non è che in questo momento non siamo in una luce. Quando io mi giro e guardo il mio passato appartiene a una nebbia. Appartiene a una nebbia perché? Perché l'ho vissuto, perché da quel passato ne sono uscito. Ora, da qui invece guardo il futuro. E il futuro posso vederlo sia come luce, sia come buio. Perché non lo conosco, non c'è conoscenza che mi relazioni col futuro, dunque è scuro, ma è anche una luce perché ogni volta che io mi trasformo per giungere al futuro, arricchisco la mia conoscenza, la mia consapevolezza e il mio potere. Pertanto posso sempre dire di essere nella luce che va, che è divenuta da un oscuro, o posso dire anche di essere in un oscuro che va verso una luce. D'altronde, anche la relazione che esiste fra i mondi della percezione e il mondo della ragione, e l'uno chiama oscuro l'altro e l'altro chiama oscuro l'uno, per cui se io vivo nel mondo della ragione vivo in un oscuro rispetto ai mondi della percezione. Quando io sono nei mondi della percezione ritengo la ragione oscura perché non riesco a capire la sua descrizione e viceversa. Pertanto ricordatevi sempre questo gioco nel definire le cose, perché se noi consideriamo l'altro diverso da noi e l'ottica dell'altro che guarda noi, consideriamo anche la nostra ottica rispetto all'altro. Il problema è quando c'è un'identificazione con un soggetto esterno, quando qualcuno vede le cose dal punto di vista dell'essere, proiettando delle fantasie su delle cose che non esistono. Purtroppo le persone malate di incapacità di affrontare il quotidiano proiettano delle fantasie che sono fantasie morbose, possono essere definite anche fantasie mistiche, con le quali appagare la loro disperazione. E da là noi come pagani politeisti paghiamo dei prezzi non indifferenti. Va bene. Questo è per gli inni orfici. Dopodiché ho preparato qualcosina, vediamo un attimo solo perché devo anche prepararlo, ho preparato qualcosina relativo proprio alle ultime, a quelle che sono le ultime vicende. Vi ricordo innanzitutto le vicende che portano, ma forse ne parlerò verso la fine della trasmissione, alla pederastia. So che qualcuno approva, qualcun altro gli piace un po' meno, però il problema è che esistono dei prezzi che vanno pagati al sistema in cui viviamo e ogni stregone o apprendista stregone deve fare dei regali alla vita.